fortuna che esiste l'aria condizionata. Salve, dopo una telenovela infinita siamo arrivati a una conclusione. Marco Piaca è un nuovo giocatore della Juventus. Adesso io onestamente prima dell'europeo non sapevo neanche chi fosse, perché comunque non è che sono un appassionato del calcio croato. Poi ovviamente non metto in discussione il fatto che molti tra voi luminari lo siano e staranno dalla mattina alla sera a vedere le partite del calcio croato. Però io nel pieno della mia ignoranza non sapevo chi fosse. L'avevo sentito dire, però non è che lo conoscevo per bene. Però dopo l'accostamento di Piaca alla Juventus e dopo aver visto qualche sua partita all'europeo mi è iniziato a piacere abbastanza. E tra l'altro pochi giorni fa sono anche andato a vedere un video su YouTube dove mostravano le sue qualità. A mio modo di vedere un giocatore veramente forte, veramente promettente, infatti considerato uno dei centrocampisti più promettenti in Europa, perché comunque ha 21 anni, e da quello che ho visto ha un buon tiro, un ottimo fisico, una buona velocità e soprattutto è un cane, nel senso che è uno che ci crede sempre, non molla mai, gioca sempre con la grinta giusta, e quindi questo qui potrebbe veramente essere davvero un grandissimo giocatore. Magari alcune persone possono storcere il naso per quanto riguarda il prezzo, perché comunque l'abbiamo pagato 20 milioni più 5 di bonus. Però onestamente dopo il fail che ho fatto su Dybala io sto zitto. Se hanno deciso di investire 20 milioni più 5 di bonus, un motivo ci sarà, perché altrimenti non l'avrebbero fatto. Anche questo qui mi sa che sarà veramente un grandissimo colpo. Come ho detto in precedenza, ha 21 anni, quindi riparte un pochino il progetto giovani dopo aver acquistato Dani Alves e Pjanic, e speriamo anche Cazzo Benatia, che sono tre giocatori fortissimi, però un pochino avanti con l'età. Quindi il centrocampo continua a essere veramente giovane: Pogba, Piaca, Sturaro, Lemina, tutti giocatori forti, promettenti. Mandzukic avrà un fratellino croato con cui tagliare gol e difese e basta, nient'altro da dire. E dopo due centrocampisti presi speriamo solamente di non dover fare una cessione a centrocampo. Piuttosto invece fatemi sapere qui sotto la vostra su questo giocatore qui. Io appunto ripeto, non lo conoscevo, ho visto qualche sua partita all'europeo, infatti contro la Spagna è stato uno dei migliori in campo facendo vedere bellissime cose e spero ne faccia vedere altrettante alla Juventus, però per il resto non è che lo conoscevo, anche perché dai, chi cazzo lo guarda il campionato croato, su. Voi se ne sapete di più fatemi sapere qui sotto con un commento a riguardo. Io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare, fino alla fine, forza Juve! Ma che squadre stiamo facendo?